Buongiorno. È indisciplinata sta ragazza, non c'è niente da fare. Stavamo parlando di quelle che erano le gare quando eravamo piccole, le gare chi faceva più questo, chi faceva più quello. Tu hai dei tasselli che ti mancano, secondo sì, me, della mia infanzia. Ed ora si spiegano anche... Le torte anche... col fango io esatto. Non le facevo. Non facevi le torte col fango? No. Io sì, con tutte le decorazioni, con i sassolini, tutte queste robe qua. Avanti. Allora, intanto buongiorno a tutti, un'altra meravigliosa avventura qui a Due Chiacchiere in Cucina, cari Golden Chef, per darvi la possibilità di preparare due ricette, una più buona dell'altra, sì. E con tanto di storie oggi che a noi piacciono tantissimo. Che Plinio il Vecchio ritorna. Non lo sappiamo. Ce l'abbiamo ragazza, qua. No? Una ragazza che si trasforma in un albero da frutto. Invece, visto che ripetiamo spesso e volentieri ai nostri amici, se avete voglia di chiedere delle cose a nostra Ilenia, ma perché no anche a me, o perché no anche al nostro Enrico Bianchi che sta bevendo in questo momento, fatelo attraverso due chiacchiere chiocciola telepadova. Tipo, proprio come ha fatto la nostra amica di Pordenone, sì. Daniela, che scrive: cara Ilenia, visto che tu spesso e volentieri ci inviti a non sprecare niente in cucina, mi potresti dare qualche consiglio su come riutilizzare per esempio il pane avanzato? Allora, questo è un... cioè, si mi può Il pane veramente si presta a 360 gradi per il riutilizzo in casa. Dal più semplice pane grattugiato, tostandolo in forno, a proprio utilizzarlo come ingrediente vero e proprio. Per esempio, pane pon è uno dei classici dolci della cucina, mela. Veneta. Pane sì, mela. Pane pon. Ma che bello. Pane pon. È anche un piccolo gioco di parole. Però io consiglio a questa nostra amica di Pordenone, ma a tutti di farlo, di seguire attentamente la puntata di oggi, perché ci saranno ben due ricette con il riutilizzo del pane che è importantissimo. Vecchio. Ed è un'altra cosa molto importante è bere molto, perché anche se fa fresco oramai, insomma, in cucina si suda, bisogna reintegrare. Voi ricordatevi che torniamo subito, perciò cin cin da parte di tutti noi. Tu lo sai che dovrei grattugiare il formaggio? No. Cin no, cin. No. Io termino così. Cos'è che fai? Quando... ding! Allora, mentre tu ti preoccupi di fare il cuore, giustamente adesso facciamo questa sorta di prolunga della email della nostra amica di Pordenone, Daniela, perché appunto Ilenia ci ha detto oggi prepareremo appunto due ricette con il pane che viene riutilizzato e presentato in un certo modo. Ed è la fonduta con crostini, la prima ricetta che vi proponiamo quest'oggi, per la quale vi servono 400 grammi di Lerdamer, 300 grammi di Emmentaler, 300 grammi di Posina, credo si dica così, che non lo conoscevo questo formaggio, a latte crudo, 5 bicchieri di vino bianco secco, 2 spicchi d'aglio, noce moscata, pepe nero, 2 baguette da 100 grammi, 100 grammi di fettine di pancetta arrotolata. Allora, 3 tipi di formaggi. Intanto, sì, intanto questo lo tolgo, lo teniamo per poi. Sì, che già mi fanno voglia, ma sti piatti mi piacciono da matti, cioè presentati qua. Sì. Così, sono belli. Sono belli, colorati. Caspita. Allora, si parlava appunto di riutilizzo del pane. Del pane. Ok. Certo. Allora, come tu vedi... Allora, torniamo indietro. Ritorniamo sui nostri passi. Esatto. Hai presente quando vai, che ne so, al panificio o anche al supermercato, sì, che adesso hanno quei buonissimi appunto filoni di pane? Esatto. Per esempio noi... abbiamo questa grande opportunità di avere la spesa, certo, e facciamo sempre scorta di pane, però sei sempre un po', insomma, abbondante nelle dosi e quindi ne ordini un po' di più. Avanza, mm-hmm, ed è un peccato poi buttarlo via. Mai buttare mai. Il pane. Quindi cosa ho fatto? Le ho tagliate tutte a fettine, sì, e li ho riposti in freezer, già tagliate a rondelle. Ah, in freezer. Perché? Poi ti viene quella voglia di crostino, magari. Abbiamo ancora un po' di gorgonzola, sì, esatto, nella puntata appunto della nostra ospite. Sì. Ma
vuoi non spalmarci sopra un po'? Hai ragione, di, ecco, però. Un po' di olio, un sì, po' di sale, sì, puoi anche omettere il sale, ma un po' di olio. Cioè praticamente tu li tiri fuori dal freezer. Esattamente, ma già tagliati così. Esatto. Per cui tu cacci tutto in forno e hai già dei crostini. Quanto? Che possono andare... Tipo 180 gradi? 200 gradi, ah, 200. Forno ventilato. Perfetto. In questo caso, per il tempo necessario per avere un bel lo colore. Lo vedi dorato, esatto. Bravissima. No? Allora, cominciamo. La prima cosa da fare, tu sai che io non sono una grande amante dell'aglio, però per questa ricetta ci vuole. Sì. Allora, per non averlo troppo invadente, vado a strofinare la pentola. Ok, per la fonduta. Perfetto. Quindi questo darà sicuramente solamente l'aroma, sì, e non darà questo gusto così incisivo. Che a te, esatto, che è troppo pungente. Troppo a me pungente. Piace molto, se devo essere sincera. Tanto poco mi piacciono le acciughe, tanto mi piace l'aglio. Cioè proprio oggi io farò festa con la fonduta. Esatto. Allora ci sono varie versioni naturalmente della fonduta. Quando sento schioccare le dita vuol dire che ho qualcosa in mezzo. Allora ci sono varie versioni della fonduta, sì, l'originale, sì, cioè la fonduta quella valdostana, quindi, però io trovo che sia sempre un attimino personale anche l'utilizzo dei formaggi che andiamo a usare come ingredienti, quindi anche gli avanzi possono andare bene, perché li fate andare un po' di più, perché sai che gli certamente avanzi di formaggio sono un po' appunto asciutti. Tu dici un po' cremoso e un po', cioè tipo va bene, sì, per esempio allora, le dammer che non è proprio stagionatissimo. L'importante è che sia anche un po' filante. Okay. Sì, perché deve fare quella cremina, esatto, meravigliosa. La vera fonduta è cotta con olio, con il vino bianco e con il kirsch, che è un liquore, un vino liquoroso con ciliegia, esatto. Noi cercheremo di renderla un po' meno alcolica, un po' meno pungente, quindi possiamo anche regolarci con il latte. Ah. In quel caso. In effetti io a Torino l'ho mangiata allungata col latte. Chiedo scusa perché ho qualche problema oggi con la gola e spero di non... Diciamo che questa stagione, se dovesse anche trovare una collocazione e sistemarsi, magari ci fa una grande cortesia. Va bene. Senti, posso raccontare un po' la storia della fonduta, visto che ai nostri Golden Chef piace veramente tantissimo. E così come la conosciamo noi oggi, la fonduta è un piatto relativamente recente, per quanto riguarda però la zona della Francia. Risale infatti al 1950 circa, perché prima era Svizzera. Ah, certo! Ecco. Cioè, non so cosa considerata c'entra. Un simbolo di convivialità, proprio per come viene presentata, la fonduta è l'ideale da gustare nelle serate con gli amici, quando le temperature sono ancora piuttosto fredde e ci si riunisce a casa. Noi ci siamo presi un po' per tempo, vi stiamo dando l'idea. Esatto, e così intanto voi a casa fate l'esperimento finché non arrivate al top della fonduta. E se no, accendete l'aria condizionata e sparate a meno 18. E andate benissimo, mettetevi i piumini in casa. Questa sua caratteristica è legata a un evento storico però ben preciso, che risale a oltre 5 secoli fa. Cappel, cittadina svizzera del canton di Zurigo, nel XVI secolo, fu teatro dei conflitti tra i cattolici provenienti dalle montagne della Svizzera centrale e i protestanti di Zurigo, guidati dal riformista Ulrich Zwingli, che era parente sempre di Plinio. Ah, veniva da lì? Sì, sì, era cugino stretto. Ma il vecchio o il giovane? Il giovane. Non lo sappiamo. E quindi nel 1529 i due schieramenti, appunto i cattolici e i protestanti affamati, si concessero una tregua mettendo in comune il latte, che i cattolici possedevano in abbondanza, e il pane, di cui invece disponevano i protestanti. Vedi che l'unione fa la forza? Quante volte e allora dico metti io? Giù la cartellina, dammi una mano. No, non parlavo di quello io, no. Tu cucini e io assaggio. Cuocendo insieme i due alimenti, nacque quella che poi è diventata la zuppa di Cappel. Cappel, proprio con la K, considerata l'antenata della fonduta. In Francia ne esistono di diversi tipi di fonduta, essenzialmente legati alla regione dove vengono preparate, e che si differenziano non solo per la tipologia dei formaggi che vengono utilizzati, chiaramente, ma anche per la qualità dei formaggi che viene usata per la preparazione. Minimo comune denominatore di tutto questo rimane alla fame. L'usanza di strofinare il caclon con l'aglio, come hai fatto tu, praticamente la casseruola, procedimento molto comune in Francia, dove c'era già l'antenata di Ilenia che non sopportava l'aglio, praticamente che dona maggiore sapore alla preparazione, perché in effetti fonduta senza aglio.
Una delle fondute maggiormente apprezzate è quella che si prepara nella zona Franche-Comté con il Mont d'Or, un formaggio prodotto stagionalmente da agosto a marzo nella zona dello Jura. Non da meno la fonduta savoiarda, che vede protagonisti oltre al Gruyère, il Comté e il Beaufort, formaggi AOC di latte crudo e pasta pressata. Quindi proprio tanti tipi di formaggi, per carità, la Francia ne ha moltissimi, ma anche noi. Zona che vai, ma anche fonduta noi, che trovi. Siamo secondi a nessuno. No? Allora, per quanto riguarda la qualità della materia prima dei formaggi, secondo me l'Italia non è dietro secondo a nessuno. Nessuno, ecco, quindi ho detto assolutamente bene. Ho detto bene. Anche perché dall'altra parte noi in questo caso abbiamo un burro scadente. Ah sì? Eh sì, perché per esempio il Belgio, cioè rispetto alla Francia, ah, vuoi sì, dire? Perché noi utilizziamo il latte migliore proprio per fare, ecco, per formaggio. È una scelta. È vero che ci sono degli chef che si fanno mandare, chef stellati che si fanno mandare il burro? Il burro, scusa, assolutamente dalla Francia, sì. Vero? Francia o anche per esempio un burro bavarese molto buono, perché è una componente grassa molto più elevata rispetto al burro italiano, che ormai è, diciamo, impoverito, perché proprio la maggior per parte motivo delle proprietà viene utilizzata per Ho fare capito un formaggio di ottima Vedi, qualità. Non si finisce mai di imparare se con la nostra Ilenia. Insomma, un altro tipo di fonduta molto ricercata è la Ramequin, che si prepara nel cantone di Saint-Rambert-en-Bugey, prende il nome dal formaggio. Ramequin, non sto scherzando, sono dei nomi che sembra che tu abbia mangiato un caco troppo crudo, praticamente, che viene tagliato a lamelle molto sottili e posto a sciogliere dapprima nel burro e successivamente addizionato con acqua, fino a quando non acquista la consistenza densa che lo caratterizza. Altra fonduta che tu conoscerai sicuramente è la fondue creusois, che si fa con formaggi di montagna, ma in acqua aromatizzata la menta piperita. No, questo no, è un azzardo secondo me. Ma sai, è che non si butta nulla. Avevo lì sulla montagna una valanga di piante di menta piperita, non guarda, mandatemi buttarle. Spedizione su a dove? Aspetta, no, praticamente no, il formaggio di montagna per fare la fondue creusois. Ecco, e allora vi mandate lì come esatto delegata, sì, di due chiacchiere in cucina, che così testo appunto questa cosa. Sto via, ma con la menta? Con la menta, a me sembra strano però. Comunque poi la particolarità della fonduta normanna, sai qual è? È quella di utilizzare solo ed esclusivamente formaggi a pasta molle, tipo il camembert, Pont l'Évêque e il Livarot. Sai che volevo metterlo dentro un po' di camembert. E perché non l'abbiamo preso? Non ha sbagliato so a fare la spesa? No, Enrico. No, Enrico no, è lui che fa gli ordini. No, ma sono io che mando la lista della spesa. Inoltre il caclon viene strofinato, sempre ovviamente la casseruola, il caclon viene strofinato, che brutto suono che ha però, vabbè, con lo scalogno invece dell'aglio. L'hai mai fatto con lo scalogno? Strofinando lo scalogno? Potrebbe essere una bella idea. Potrebbe essere, anche perché è meno invasivo secondo me. E il me pane viene passato nel calvados prima di essere tuffato nella fonduta, qui già è rinforzato all'alcol, sì, però il calvados insomma, però vedi che ogni posto ha la sua, non è che ci sia una fonduta e tutto il resto. Oggi facciamo la nostra, ecco, con i formaggi che noi abbiamo a disposizione dallo shop, e quindi si riesce a creare, a preparare una fonduta. Diventeremo famosi con la nostra, penso anch'io, la fonduta di Ilenia Bazzacco. No, dobbiamo trovare un nome un po' più francese, che così dopo anche noi rendiamo la vita impossibile ai nostri futuri. Cioè, io potremmo chiamarla la fondue che vuoi tu. Sì, cousine che la fondue, vuoi tu. La fondue che vuoi tu. Esatto, con quel che te game frig. Ascolta, allora tu stai allora, facendo sciogliere tutto il formaggio. Prerogativa importantissima, sì, della fonduta è che non dobbiamo avere una fiamma troppo elevata. Certo. Per quanto possano essere eccezionali questi tegami, l'ideale sarebbe il coccio. Ah, ecco. Perché mantiene la temperatura e non arriva mai a essere eccessiva, perché esatto il formaggio si scioglie ma senza alterare, bravissima, quelle che sono le sue proprietà. Bravi. Bello, eh? Insomma, dai. E poi l'immancabile grattatina di noce moscata. Che farò io stavolta, dai? Sei contenta? Sì. Poi la parte alcolica, perché tanti mi dicono sì, ma la parte alcolica del vino poi si sente. Allora, la cosa essenziale è utilizzare sicuramente un vino di buonissima qualità, certo, se non ottima. Certo. Quindi fatevi consigliare anche dai nostri amici dell'AIS, che loro
sono bravissimi. In effetti mi hanno lasciato, ho chiesto sì. che mi procurassero un buon vino e in questo caso è un Soave, quindi un buonissimo quindi, okay. vino. Dimmi tu. Aromatico, abbonda, okay. aromatico e quindi con... devi avere, adesso dobbiamo chiedere, un gobbo così, perché siamo alla quinta stagione e quindi anche la nostra la vista... La vista, abbiamo perso la vista, tu dici. Allora, consiglio per una corretta alimentazione sì. con... Con Veronica. Veronica, la nostra nutrizionista di fiducia. E ci aspetta di là, io arrivo subito. Poi vi spiego cosa sto facendo. Sì, ma mescolo io qua. No. Ed eccoci qua, noi due, per voi cari Goldershef, parlo della dottoressa Veronica Bernardi, parlo di me che insomma penso mi conosciate più o meno, e parliamo invece di una cosa che mi fa molto bene al cuore, perché sono le cose che magari sappiamo poco o male, e tra queste cose che sappiamo poco o male c'è il fatto della variazione degli alimenti. Esatto, variare fa bene, variare spesso e anche avere la curiosità verso il cibo, verso alimenti nuovi e comunque anche la stagionalità. Soprattutto certo. di frutta e di verdura. Spesso qualcuno si fossilizza su sempre i soliti quattro alimenti, soprattutto frutta e verdura. Ci sono 45 varietà di verdure e quasi 50 frutti, solo quelli reperibili da noi, perché esatto. poi molti sono magari di paesi talmente lontani che non vengono sì, commercializzati. Abbiamo una ricchezza qui in casa. Abbiamo una ricchezza per ogni tipo di verdura, ci sono tantissime varietà diverse, quindi io consiglio sempre di entrare al supermercato e tornare a casa sempre con qualcosa che non avevi mai provato prima. Bravissima. Anche se non lo sai cucinare, provaci, che tanto è sempre molto divertente. E poi è bello non solo a livello biologico, poiché un'alimentazione ripetitiva potrebbe farti cadere in, nella diciamo noia, ma soprattutto nell'accumulo di alcune tossine, per esempio, o di alcuni metalli pesanti. C'è questo rischio, giusto? C'è questo rischio, per esempio il pesce che magari cresce in un mare inquinato, si inquina a sua volta. Se io vado a scegliere sempre solo lo stesso tipo di pesce, magari anche della stessa marca, e continuo ad assimilare sempre quel pesce, è facile che io vada incontro ad un'intossicazione. Caspita. Ma è solo dovuto al fatto che ne ho abusato e che è certo, sempre lo stesso. Quindi certo. variare serve anche per non incorrere in questo tipo di intossicazioni. Dall'altro lato invece si può correre il rischio di una carenza di micronutrienti e di vitamine di minerali, perché se io sono una persona che sceglie tre cose, magari quelle tre cose non apportano tutte le vitamine e minerali. Facciamo un esempio, dai, diciamo chiaramente, la solita insalata, il solito riso, la solita fettina. Di pollo, il ecco, classico, cioè proprio, esatto, oltre a mettere una non tristezza. Non puoi andare avanti una vita a mangiare questa roba qua. No, basta. Perché ti mancano veramente delle vitamine, dei minerali, soprattutto, ma anche quelli del pesce, piuttosto che delle uova, del certo. formaggio, tutto fa bene, bisognerebbe mangiare un po' di tutto. Esatto, quantità giusta ovviamente certo. E poi dal punto di vista psicologico è veramente importante variare, sia per una continua scoperta, quindi non ci si stanca mai, anche se si vuole stare a dieta, quindi si deve eliminare magari la carne di maiale, le cosine un po' più golose, il variare, avere sempre un piatto nuovo sì. Avere un po' di varietà aiuta proprio a non sentirsi mai a dieta e quindi a cadere in quella tristezza. Come varietà vorrei dire questo, in una settimana gli alimenti macronutrienti dovrebbero essere questi. Le frequenze sono 2-3 volte la carne bianca, okay. una volta le uova, massimo 2, 2-3 volte i latticini, considerate anche la pizza un latticino perché la mozzarella certo. c'è, e almeno fino a 2-3 volte i legumi, che magari noi in Veneto certo. non usiamo tanto. È vero. E gli affettati, la carne rossa con parsimonia, quindi una volta alla settimana o anche ogni 15 giorni. Gli affettati che sono molto buoni, però trattengono i liquidi, per cui è esatto. chiaro che insomma non è che ci facciano proprio benissimo, no. mangiati con parsimonia, sì. Con parsimonia, tutto con parsimonia, certo. in media stat virtus. Bravissima. Per citare assolutamente i nostri antenati. Quindi un po' l'equilibrio. Grande e la saggezza, grazie, grazie, non solo grande preparazione dalla dottoressa Bernardi, che ritorna molto presto nel nostro corner. Io vi indico la via della cucina, spero di trovarvi tutti tra poco. Ecco qua. È pronto? Ma che bello però, con
la ciotolina di terracotta meravigliosa, la nostra fonduta con i crostini. Che buona! Secondo te con quale vino andrà abbinata? Non lo so. Non so se rimanga fedele al vino di come ingrediente oppure non lo so. Non lo so. Io so solo che volevo omaggiarti di questo. Non lo posso mangiare adesso, però. Lo so, eh. Però me lo tengo perché adesso dobbiamo lasciare spazio ovviamente ai nostri amici di Ice Veneto. Accoppiamento, vino, piatto e a tra poco. Ciao, eccoci, buongiorno. Guarda, questa fonduta di formaggio ci ha stuzzicato un pochino. E allora io sono andato su una bollicina. Ti piacciono le bollicine? Sì, molto. Ti piace la Francia? Certo che sì. E allora sì. Siamo andati su una bollicina francese. Questo è un crémant d'Alsazia. L'Alsazia è più famosa per i grevostraminieri, per questi vitigni nobili. Però anche questo crémant è anche un prodotto spumantizzato. No, infatti hai visto che bella spuma che ha fatto, che brillantezza che ha questo vino, la bollicina fine per l'age, ci fa subito immaginare che questo è un metodo champenoise. È anche lo molto persistente. Lo stesso metodo del champagne, che però non si può chiamare champagne perché è fuori dal territorio della Champagne e quindi hanno dovuto trovare un'alternativa. E allora tutti i prodotti a metodo classico, prodotti fuori dalla zona dello Champagne, in Francia si chiamano crémant. Andiamo a sentire a naso. Senti questi sentori, no? Molto. La brioche, la nocciola, il burro, che richiama un po' quello che... Anche un po' di fiori bianchi. Ci stanno? Sì, sì. Questa mela croccante, no? Mi piace la voglia di assaggiare. Sorso pieno, avvolgente, no? Sgrassa la bocca e ci rende pronti per... Infatti lo sto immaginando con la fonduta come può... E secondo me veramente ti pulisce. Questa tantissimo. È un'azienda che lavora in biologico ed è un prodotto veramente molto buono. Territorio poi... per non dire favoloso, fiabesco, no? E quindi credo che sia la possibilità migliore tra quelli che potevamo... La temperatura di servizio, velocemente, quanto... Questo qui lo serviamo tra gli 8 gradi, perfetti. In questa maniera teniamo le durezze un po', no? Sugli spilli e abbiamo la possibilità, no? Come senti, un erbo acido che si sostiene bene con la sapidità e si integra bene con tutto quello che è l'avvolgenza del piatto, la rotondità. Qui ci sta un brindisi. Sì, evviva. E noi ci vediamo tra poco, Aspettateci. Sì, io stavo ballando, chiedo scusa. Allora, siamo tornati qui a Due Chiacchiere in Cucina, sempre la nostra mitica Elena Mazzacco, che a proposito di non si butta nulla, specialmente il pane, oggi, ecco, cara amica di Pordenone, ovviamente adesso vedi che cosa riusciremo a fare con questo pane che è rimasto, le crocchette di pane. Crocchette di pane che ovviamente... hanno un'origine, no? A casa tua praticamente, sì. Questa ricetta. No, dopo parleremo anche del pane. Il nostro Henry Pidia ha trovato delle notizie piuttosto gustose. Vi servono 400 g di pane raffermo, un uovo, 200 g di parmigiano, latte intero, prezzemolo fresco, olio di arachide, 150 g di puzzone di Moena, che è vero che puzzone, ma è un formaggio che a Ilenia a me piace da matti. 200 g di fettine di culatello, oggi siamo proprio noblesse, sale e pepe. Allora, per le crocchette di pane... Esatto, allora pane... Tagliato a pezzettini. Tagliato a pezzettini. Facciamo come per le polpette, quelle classiche di carne, che in quel caso è una densante quasi, un aggregante della carne, ma noi invece lo faremo solo di pane in questo caso, e il latte sarà il responsabile in un certo senso dell'amalgama. Okay. Che però poi è importante che noi andremo a eliminare. Certo. Ok? Sì. Perché altrimenti ha voglia di metterci... tutto il... Cioè praticamente va strizzato, vuoi dirmi? Sì, vai, ecco. Esatto, va strizzato. Quindi non deve esserci. Allora,
Questo lo lasciamo da parte perché per le polpette ci vuole. Le mani. Esatto. Le mano. Le mano. Come dicono a Roma. Esatto. Allora, nel momento in cui il pane sarà ben avrà ben assorbito la parte di liquido, certo, allora andiamo ad aggiungere il resto degli ingredienti. Logicamente, più il pane è secco, quindi raffermo, più liquido avrà bisogno, certo, per, in effetti se tu vedi lì c'è scritto latte intero, esatto, conforme alla secchezza del pane. Esatto, era scritto tra virgolette, io vabbè ho omesso di dirvelo. Allora, c'è chi per esempio elimina la crosta. Invece a me piace. Esatto. Sì, sai che concordo. Perché hai questa diversità. Bravissima, perché poi proprio in bocca senti la mollica, senti la crosta. È bello incontrare, no, queste varie solidità man mano che gustate un piatto. E poi una volta, secondo te, buttavano la crosta? No. Ci mancherebbe. Dobbiamo quindi prendete una bella terrina, capiente. Fate l'operazione che state vedendo fare. Il parmigiano è una buona quantità perché anche in questo caso ci, certo, servirà a tenere unito. Magari ne mettiamo un po' alla volta perché anche in questo caso... Conforme, ma perché? Perché dipende il grado di stagionalità, certo, di stagionatura del formaggio. Certo. Tu in questo caso poi leggerai tutto quello che devi, sì, leggere. Mi vai a spaccare l'uovo, sì, e... me lo sbatti leggermente con un pizzico uovo di intero? Sì, uovo intero. Tu hai detto che avrai un sacco di cose da... Sì, perché c'è Enrico che, devo dire, ha fatto un lavoro di ricerca sulla storia del pane, perché il pane sembra un alimento, sai, scontato. Prendo una forchetta. Il companatico. Sì, perché è importante sapere da dove arriva. Il sale, perdonami. I due macinini, questo, sale e anche il pepe. Qui? Sì. Sai cosa? Tanto. Basta perché abbiamo già una buona, perfetto, componente di sapidità. E anche un po' di pepe, quindi. Lì, secondo me, è bene aumentare un po' rispetto. No, un altro po'. Allora, il pane è visto tante volte come un accompagnamento a del, sì, cibo. Sì. Invece, secondo me, il pane può essere anche l'ingrediente. Ok? Certo, la fa da padrone praticamente per quanto in riguarda. Infatti, adesso tantissimi panifici si stanno specializzando anche nella scelta di grani particolari. È vero. Grani antichi. È vero, è vero. Perché a seconda poi delle cose che vuoi preparare o semplicemente che vuoi assaggiare, cioè, ci sono tipologie diverse, pane, certamente. Allora io continuo, sì. In questo caso non serve neanche che vada a strizzare il pane perché, come vedi, è bello. Cioè, diciamo assorbito il giusto, non è troppo asciutto ma nemmeno troppo bagnato. Tu continui a lavorarlo. Non tantissimo perché voglio mantenere comunque una certa disomogeneità dei pezzi. Certo. Hai visto? Nonostante la fame. Sì. Avete fame voi? Sì, perché con questa ricettina, ma posso garantirvi che poi alla fine le crocchette di pane vi faranno avere un applauso. Allora tu, veloce a dire tutto quello che devi dire, sì, perché poi mi devi dare una mano. Certo. Io intanto adesso taglio il puzzone a pezzettini perché, certo, sarà insieme al culatello la parte interna di queste polpette. Di queste crocchettine di pane. No, perché pensate che la storia del pane risale agli uomini primitivi che utilizzavano i semi di cereali macinandoli tra due pietre e mescolandoli con acqua per ottenere una pappa molto nutriente. Poi successivamente in Egitto, in cui crescevano diverse qualità di cereali, nelle famiglie ricche, le serve, che adesso chiameremmo le colf, avevano il compito di... Mi fa molto ridere le serve, per una volta era così. Avevano il compito di macinare i chicchi di cereali e impastarli con acqua e infine cucinare le pagnotte nei forni. In seguito ai forni di pietra, piuttosto che i forni di pietra, si preferì l'utilizzo di vasi di creta, che venivano riscaldati con il fuoco. Poi si eliminava la cenere e si introducevano le pagnotte e l'imboccatura del vaso veniva poi chiusa con una grossa pietra, favorendo una lenta e uniforme cottura del pane. I forni. Molto comoda, poi oltretutto tu mi insegni, no? Tu lasci là. Pensate, visto che spesso e volentieri a Due Chiacchiere in Cucina abbiamo scoperto che le migliori ricette sono nate da un errore, una serva, poverina, una volta fece involontariamente cadere della birra nell'impasto del pane, ma non disse nulla, ovviamente, per paura di essere sgridata, diciamo così. Il pane che se ne ricavò era molto più saporito, molto più soffice, ed era stato scoperto il lievito di birra.
Arriverò anch'io a fare un errore madornale. Dice che passerei alla storia con una ricetta di quelle indimenticabili. Successivamente alla scoperta della lievitazione, i forni furono modificati e realizzati poi con due camere. In quella inferiore arriva il fuoco e in quella superiore veniva posto il pane, restando così separato dai prodotti della combustione, giustamente. Certo. Se no si mangiavano i pezzi di carbone. Posso fare qualcosa per lei intanto? Beh, non so quanto tempo abbiamo ancora. Abbiamo tempo. Cosa sì, dici? Allora, sì. Se vuoi leggere un altro 2 secondi. Tesoro, certo. Così io vado avanti per farne altre 2. Adesso invece passiamo alla Grecia. Tanto tu stai facendo dei bocconcini che sono fantastici. Che già così mangerei. Esatto. Civiltà greca che fu quella che iniziò a elaborare l'impasto del pane aggiungendovi latte e aromatizzandolo con delle erbe, vino o miele e iniziando a impastare e a cuocere il pane di notte, di modo che la gente al mattino lo trovasse fresco e croccante. I panifici di adesso praticamente lavorano di notte e la mattina, il giorno dopo, tu hai il tuo pane fragrante, che è la fine del mondo. Non ti viene parlare di pane, non ti viene l'acquolina? Il pane è un alimento. Sai, ultimamente sono un po' inappetente. Soprattutto col pane. Con tutto. La tecnica... Sai cosa faceva mia mamma? Cosa? Per non mangiarlo. Cosa? Non lo comprava. Addirittura, era l'unico modo, addirittura. Vabbè. Anche questa è una tecnica, se eventualmente non ce la fate proprio. Poi mio papà passava in panificio dove c'era un grande forno a legna vicino appunto al nostro paese e arrivava con due cioppone. Mi hai fatto venire in mente invece mia suocera, che saluto perché ci segue, Alfredina, che quando va a prendere il pane, che va a prendere il panificio, questo pane fragrante, nella sua macchinina, non ce la fa a portarlo a casa tua. Tutto sto pane, perché mentre guida va a pescare dentro al sacchettone e se lo mangia guidando. Ciao Alfredina. Ciao. La tecnica di produzione del pane poi introdotta in Italia dai romani e qui fu coniato il termine farina. Sai da cosa derivava farina? Questa per me è stata una bella scoperta. Deriva dalle abbondanti coltivazioni di farro, farina, che veniva impiegato al pari degli altri cereali per la fabbricazione del pane. Bello questa origine. Poi gli antichi romani hanno scoperto di tutto, hanno portato a casa di tutto nelle loro conquiste, territori su territori. Io vado avanti a leggere o vuoi una mano? Vuoi che facciamo altri fagottini? Beh, non sarebbe neanche una cattiva idea. Lo sapevo, bene. Però li fai e non li mangi. No, allora ho aggiunto anche un po' di prezzemolo. Sì. Che però stavo pensando, prima si parlava di menta, ti ricordi? Esatto. Che a me ha fatto un po' strano quel... Con la fonduta. Ma sì. Però con il pane lo sai che non mi dispiacerebbe da provare. Con la menta? Dice, menta piperita però loro, eh? Magari possiamo usare anche una menta comune, una menta romana, una menta... La menta romana qual è? Quella con la foglia un po' meno... Quella piccolina? Sì. Ah, ok. Ma allora, o polpette. Ok. O un po' schiacciate. Sì. Così in questo caso riusciamo ad avere anche una... Un filamento di formaggio. No, è così che sono qua che mi sto trattenendo. Sei cattiva se fai così. No, ma non... Scusa. Ti ripeto, sempre per il principio degli inappetiti. Sì, sì, certo. Per il principio dei vasi comunicanti, vuol dire. Esatto, degli stomaci, perché noi abbiamo lo stomaco che comunica. Quello necessario per, cioè, per la sopravvivenza. Certo. No? Poi abbiamo anche una parte... Che è per le scorte. Esattamente, quello che fa scorta. Ascoltami una cosa, adesso tu ti sporchi le mani, hai voglia? Cioè, dimmi. Mi aiuti a fare delle polpette? Certo, ti tolgo gli anelli. Sì, voglio vedere l'olio che punto è. L'avevo abbassato perché friggeva, scusami. Adesso mi odia, lo so, mi sono dimenticata. Dai, ma la pompiamo un po'. No, però friggeva, mi hai detto tante volte, dai un occhio che mi dai una mano, io l'ho fatto. Quindi, cosa faccio? E quindi adesso prendi un po' di impasto, lo appiattisci, dopodiché... E si mette dentro questa robina. Bravissima. Secondo te va bene questa quantità? Allora, non metterne troppo, per esempio dopo poi riesci anche a toglierlo. Perché altrimenti diventa gnocco. Esatto, più che altro perché altrimenti c'è uno squilibrio tra... Il ripieno dentro. E il pane con il latte. Esatto. Sai, e facciamo la tipica polpetta, quella veneta, sai che è rotonda ma schiacciata. Mia nonna infatti la faceva così, mentre, almeno dalle nostre parti, mentre verso il Rodigino, tipo Portoviro, quelle zone lì, salutiamo i nostri amici di quelle zone che ci seguono, le fanno più rotonde, ossia palla. Cosa dici? Non è bella come la tua, però insomma. Guarda,
sai che quando le cose sono fatte con amore... Allora sì, la mia è bellissima. Esatto. Allora, l'olio sarebbe stato pronto. Dai, non farmi venire i sensi di colpa. Tu il pane, per esempio, ne prendi anche... sempre un po' in più? Sei una io che... Io non lo prendo. Sei come mia mamma? Sì, io non lo prendo, perché ci sono troppi... A parte il fatto che io prediligo il pane integrale... Vabbè, buono adesso. Integrale, perché è l'unico che riesco a digerire. E deve essere, insomma, di un fornaio di cui mi fido, perché ci sono i fornai che fanno delle opere d'arte, no? Con il pane. Assolutamente sì. Però so che se ce l'ho... Un pezzetto adesso, un pezzetto... Non ce la posso fare. Allora, normalmente... Non ce la posso fare. Ti dicono, mi raccomando, che insomma se mangi il piatto di pasta, la scarpetta, però se c'è quel sugo naviga... Ma sai, il fatto è che poi se mangio il pane, Enrico, io so che comincia a dirmi, ma se hai mangiato il pane, allora adesso andrei a fare un po' di attività sportiva. No. Non me lo direbbe mai, secondo me, vero Enrico? Sai che sei geniale, questo piatto è meraviglioso. Tu pensa quanto pane si butta via. Mamma mia. A parte che noi possiamo anche darlo alle nostre amate galline, che poi ci restituiscono, esatto, delle uova buonissime. Che sono fantastiche. Oh, che bello. Guarda cosa devi... Ah già, eh sì. Ancora quella robina lì carina? Ah, va bene, ok. Allora, visto considerato che noi siamo tifosi delle eccellenze del territorio, vi invitiamo ovviamente a restare con noi, perché abbiamo qualcosa di molto bello da farvi vedere. Io continuo a fare le polpette. Le polpette? Le friggiamo e se vi sbrigate, bene, se no le mangiamo. Ed eccoci, cari Golden Chef, siamo arrivati nel nostro angolo delle eccellenze del territorio. Voi tutte le mattine vedete la nostra Ilenia che fa la spesa al computer e digita merryday.it, ed eravate curiosi di capire chi c'è dietro a questa startup così importante ed unica tra le altre cose della nostra zona. Do il benvenuto a te, Chiara Volpato, responsabile comunicazione di Merry Day. Yeah. E ti dico Merry Day come augurio di buona giornata, tra l'altro. Perfetto, grazie, buongiorno a te. Parliamo intanto della spesa, concentriamoci sulla spesa. È importante capire che voi lavorate con come se fosse un negozio virtuale, all'interno del quale io, grazie alla tecnologia, posso andare a spulciare, facendo finta di girare idealmente con un carrello, un po' in tanti settori, dai freschi agli alimentari, un po' tanta roba, no? Sì. Esatto, e Merry Day è un food shop online, quindi abbiniamo la spesa online con consegna a domicilio, quindi spesa tradizionale del supermercato, e la cucina. L'innovazione poi sta proprio nell'abbinare l'anima della spesa e l'anima della cucina. Per quanto riguarda la spesa, abbiamo a disposizione tutti i prodotti che normalmente si cercano al supermercato, quindi tra l'altro con i marchi comunque noti e conosciuti, quindi la pasta piuttosto che la passata, piuttosto che i biscotti, e abbiamo un importante reparto dei freschi, quindi ogni mattina arriva la frutta e la verdura fresca. Abbiamo scelto tra l'altro la qualità extra, che è quella, la qualità di top di gamma, certo, diciamo, per questo. Ci facevi questo l'esempio, per esempio, del, scusate il bisticcio di parole, dell'ananas. Oh, sì, io adoro l'ananas. Però lo voglio bello, pronto da mangiare subito. Infatti, questo è un elemento per noi di eccellenza, l'ananas, che anch'io adoro. Abbiamo scelto, in riferimento alla categoria extra, l'ananas maturato in pianta. L'ananas maturato in pianta conserva ovviamente le qualità organolettiche in modo eccellente rispetto ad un ananas maturato in pianta, cioè in raccolto verde e maturato magari nella stiva di un ananas. Usando i gas, come sappiamo, per la maturazione. Esatto. È un negozio vero e proprio il vostro, perché avete un magazzino con dentro tutto questo ben di Dio. Sì. Io telefono perché mi sono stufata di perdere tempo ad andare a fare la spesa, voglio passare l'ora e mezza in palestra, e voi giustamente mi salvate la vita. E noi salviamo la vita, ma non solo. Mi piace dire che Merry Day, con questo sistema della spesa che può essere fatta sia telefonicamente ma online tramite la nostra piattaforma, certo, permette di togliere una sofferenza, che è magari la rottura di andare tutti i giorni al supermercato a dover comprare le cose di tutti i giorni, oppure di creare un piacere, cioè avere il piacere di poter invitare tranquillamente degli amici a cena o improvvisare magari una cena in famiglia diversa dal solito, però anche pianificando questo tipo di attività. Quindi noi garantiamo comunque la consegna, volendo, entro l'ora successiva, però uno può anche pianificarsi la sua spesa settimanale. Certamente, perché giustamente, insomma, poi oltretutto
soprattutto consegna entro l'ora successiva. Sì. Quali sono le zone? Padova, intorno sì, a Padova? Sì, allora, copriamo tutto il comune di Padova e tutta la prima cintura urbana confinante, quindi comuni che confinano con il comune di Padova, quindi da Cadonega, Vigo d'Arzere, Selvazzano, eccetera. Questo ci permette di garantire, dicevo appunto, la consegna entro un'ora. Tra l'altro le spese di consegna sono gratuite. Fantastico. E quindi insomma non abbiamo neanche questo, non abbiamo caricato ulteriormente il budget delle famiglie. C'è un altro quid importante, sì, secondo me, da sottolineare, che avete i vostri autisti, i vostri driver, che sono dipendenti proprio di, sì, Merry Day, no? Sì. Quindi è personale che voi formate, che volete che sia riconoscibile e quindi anche dedicato, no, alle zone ben precise. Da me verrà sempre, come si chiama il ragazzo che ci porta, Matteo, che salutiamo naturalmente, giusto? Sì. Perché è importante, questo crea fiducia. Lavoriamo molto su questo aspetto, nel dare comunque una faccia all'azienda. Tutti noi, insomma, ordinando in internet, alziamo sempre un minimo di barriere, perché non sappiamo se dietro c'è qualcuno, se ci stanno fregando, le solite cose. Invece lavoriamo molto tramite soprattutto la figura del driver, che per noi è proprio il biglietto da visita, certo, dell'azienda, nel dare appunto una faccia alle persone. Quindi vedendo, nominavi Matteo, la prima volta Matteo, la seconda volta Matteo, la terza volta Matteo che ti porta la spesa, poi diventa uno di famiglia e magari viene naturale anche il commento o il consiglio: guarda, mi portami kiwi più o meno maturi e quant'altro. E siamo arrivati purtroppo alla fine. Io ti ringrazio tanto, Chiara Volpato. Merry Day a te e Merry Day a tutti voi, e Merry Day che sono i prodotti che sono arrivati in cucina oggi. Buon lavoro, Chiara. Grazie, grazie. Io vorrei quella, poi quella e forse quella lì. È sempre una magia vedere una volta che viene tuffato nell'olio cosa ne esce poi. Secondo me potrebbe, nessuno ha dedicato una poesia alla frittura. Ci potremmo pensare però, Enrico, facciamo una bella poesia alla frittura, in generale, insomma, ai fritti. Oh te che friggi. Esatto, oh te, olio che friggi. Invece una cosa mi hai detto a telecamere, diciamo, spente, che con l'impasto, nel caso vi foste stufati di fare le polpettine, potreste fare un polpettone, sì, con dentro le sorpresine, perché ci sono tutti i bocconcini fatti appunto con il puzzone di moena, con il culatello, e ogni volta che andrete a tagliare un pezzetto, vabbè, che ve lo dico a fare. Oh, invece, sai la storia del pane che non si mette mai in tavola, il pane rovescio? Che porta no, male? Non la sapevo. Mia nonna mi sgridava sempre quando ero piccolina per sbrigarmi, diceva: dai, gratta il formaggio, come dicevi tu, no? Ecco, e ovviamente apparecchiavo la tavola. Qualche volta, per fare velocemente, rovesciavo la pagnotta e lei mi sgridava, diceva: no, non si fa così, il pane, beh, lei non parlava di, diciamo, sfortuna, ma diceva: il pane va rispettato. Però questo effettivamente sì, c'è un perché non va bene mettere il pane capovolto a tavola, e diciamo soprattutto dei più anziani è un atto di maleducazione. Certo. Un gesto che potrebbe portare male, no? Il pane deve essere rispettato. Esatto, e quindi per capire bene il significato di questa cosa andiamo praticamente indietro nel tempo al XV secolo. In quel tempo il re di Francia, Carlo VII, aveva sancito una tassa in natura a favore del boia, che aveva un grande affare in quegli anni. Oh. Il pane destinato dai panettieri a questo non proprio simpatico personaggio veniva posto sul bancone rovesciato, in modo che fosse ben evidente la destinazione. Quindi il pane sul bancone rovesciato era per il boia, e figurati se c'era qualcuno che andava a comprarsi quella pagnotta rovescia. No, assolutamente. Direi. Che belle che sono. Mamma, quanto mi piacciono. Bravissima, così. Guardate che cos'è dentro. Io sai che sono curiosissima di scoprire con quale vino andrà abbinato il nostro piatto, le crocchette di pane. Guardate lo spettacolo, è filante dentro. Brava Ilenia, ti faccio i complimenti. Fame. E rieccoci. Queste crocchette di pane. Queste crocchette di pane. Con queste crocchette di pane andiamo con un'azienda dei Colli Euganei. Quindi giochiamo un po' in casa qui da Beh, voi. Beh sì, zona Padova. Su Merlot. Un Merlot dell'azienda Turetta Cabianca. Siamo sul sud dei Colli Euganei. E Merlot è uno dei vitigni internazionali che però qui si sente a casa. E quindi lo accogliamo.
dentro quella vostra... Una volta era il vino dei nostri nonni, adesso sì, invece... Sì. Però si è evoluto nel tempo. Evoluto. Adesso questo prodotto, che è un 2013, è un prodotto che questo fa una piccola, una parziale 6 mesi di maturazione in legno e 6 mesi in un altro recipiente grande, in cemento, e che quindi ci farà percepire degli aromi anche terziari di evoluzione. Intanto andiamo a vederlo nel bicchiere, un bel rosso intenso, no? Mm-hmm. Questa, vedi com'è vivo. E a naso ci regala dei profumi floreali, fruttati in primis, la mora, senti la marasca, un po' profumi eterei anche in alcuni cenni, un po' perché la temperatura... Posso fare un azzardo, tipo geranio? Sì, ci sta, sono dei profumi un po' scuri, no? Quello che ci può ricordare poi è un mentolato, una sensazione di alloro, un profumo di erbe aromatiche. Un vegetale, se vogliamo, sì, poterlo, esatto, poterlo definire in questo modo. Assaggiamolo. Sì. Corposità piena, no? Avvolge la bocca, questo tannino che graffia un pochino, che però sta bene con con l'abbinamento che abbiamo scelto, proprio per queste note di durezza che si compattano. Cina. A noi, e noi a tra poco, Che peccato, siamo arrivati alla fine ancora una volta di una puntata straordinaria di Due Chiacchiere in Cucina con questi piatti che sono perfetti per la stagione. Sì. Anche se io questi li mangerei anche d'estate, te lo dico. Guarda, una bella fondutina con anche le crocchette un po' prima, no? Secondo me queste vanno benissimo anche, per esempio, affogate con il sugo di pomodoro. Sì, è vero, sì. Allora, siccome io mi sentivo un po' in colpa, perché quando abbiamo le food blogger qua, regaliamo sempre alla fine il grembiule, l'olio buono, eccetera. Allora, ho vinto una vacanza. Ti volevo omaggiare, siccome mi piacciono tanto le nostre galline, faccio finta di farti un regalo. So che a te piacciono molto le nostre galline. Grazie. Questo è un regalo perché ti ricordi della trasmissione. Grazie, grazie mille. Posso prendere anche questa, visto che ci sono, perché piace anche questa. E dopo, va bene, finché scegli le cose posso da portarti anche... via, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ricordatevi, duechiacchiere@telepadova.tv se volete scriverci e magari, non so, mandarci in ogni caso attraverso i social le vostre foto, e vi vogliamo bene. E timo e vaniglia per tutti. Ha ha ha.